che su 100 ce n'è uno buono, su 100 uno è buono. Tutti a casa loro. Genova, Fiera del Mare. È qui che vengono ospitati i profughi in arrivo dai centri d'accoglienza del sud. Sono tantissimi, ogni giorno. Questi padiglioni dovevano essere utilizzati per le operazioni di prima accoglienza. Sono diventati delle tendopoli. È così che passano il tempo, sdraiati ad aspettare che qualcuno venga e li porti altrove, magari in Germania o in Francia, dove sognano quasi tutti di andare. L'intera città è al collasso e la gente non ce la fa più. Diciamo che è veramente pieno, specialmente quando esco dal lavoro dopo le 22, cioè cambia completamente. Perché già una vita difficoltosa per gli italiani stessi, figurati poi tutti questi profughi vengono qua. Eccoci alla stazione Principe, rimessa a nuovo di recente. Nei giardinetti per tutto il giorno bivaccano immigrati. Cioè c'è mezza città che sta morendo con esercizi chiusi. Il centro storico scoppia, i residenti sono esasperati. Dura sì, la gente ha paura. Non ce n'è più genovesi qua, sono io solo genovese. Danese che sono mi solo. Si picchiano, si chiedono le emozioni. Anche oggi in via Lomellini c'è stata l'ennesima rissa tra immigrati. Qui un tempo ci abitava Giuseppe Mazzini. Adesso è una delle tante strade sotto scacco di questa città.